Grazie Presidente. La proposta, insomma, anche come emendata e come abbiamo già detto, riguarda la modifica del regolamento del 1994, quindi per allinearla alla riforma dello Statuto del 2018 che abbiamo approvato, e con questa modifica avremo quindi come Assemblea Capitolina, quindi l'amministrazione, ovviamente sia in questa, ma anche nelle prossime consiliature, la possibilità quindi di indire referendum consultivi, appunto a maggioranza dei consiglieri assegnati all'Assemblea Capitolina. Come sappiamo, il quorum di validità è e resta quindi zero quorum. Ritengo che lo strumento del referendum sia uno strumento importante anche perché ha un costo non indifferente per l'amministrazione e quindi potrebbe anche essere individuato come strumento residuale, diciamo, di partecipazione, seppure il più importante, ovviamente, rispetto magari a altre forme di consultazioni, anche digitali, telematiche, che anche grazie alla riforma statutaria o comunque alla modifica di altri regolamenti abbiamo introdotto. Sicuramente anche con gli emendamenti che sono stati approvati, anche con la partecipazione delle altre forze politiche, credo che si sia anche semplificato, insomma, alcune questioni e diciamo creato un equilibrio attuativo di quello che è comunque un istituto che necessitava di una sua rivisitazione e quindi che oggi, anche grazie insomma, a questa delibera, potrà trovare certamente attuazione o comunque una più precisa attuazione, dove si vorrà ovviamente utilizzarlo anche nei prossimi anni. Ovviamente questa costituisce un po' la conclusione, se vogliamo, gli atti finali di una operazione di riforma sul settore della partecipazione che ha avuto inizio in questa consiliatura. E degli atti finali che portano la città di Roma ad avere un ordinamento sugli strumenti di partecipazione certamente più preciso, più aggiornato, che comunque consente di essere anche come dire, adeguato e essere posto al passo insomma, con i tempi dal punto di vista tecnologico. Quindi abbiamo preso un settore che era effettivamente fermo, questo bisogna comunque riconoscerlo perché nel regolamento del 1994, lo statuto, alcuni istituti come la partecipazione democratica elettronica non erano previsti e li abbiamo, come dire, rivitalizzati e proiettati, come dire, nel futuro alla pari delle altre capitali, del mondo. Noi sappiamo che questi sono strumenti che non possiamo immaginare che possano, essere perfetti fin da subito, ma sono strumenti che, soltanto, e questo ce lo insegnano anche gli altri paesi dove vengono utilizzati, come la Svizzera, soltanto con la prassi e soltanto con il buon uso che se ne potrà insomma fare di questi strumenti, certamente entreranno a pieno regime all'interno diciamo dell'utilizzo della, come dire, anche da parte della cittadinanza della partecipazione effettivamente dei cittadini ai processi decisionali. Non è un processo semplice, anche perché è un modo diverso di concepire ovviamente la democrazia, che non è soltanto rappresentativa, ma è anche diretta o partecipativa. Ma l'uno non esclude l'altra, sono due mondi che vivono insieme, sono due mondi che viaggiano insieme e quindi che devono avere un equilibrio anche da un punto di vista di assetto democratico e da questo punto di vista riteniamo che sicuramente questa sia la strada giusta e che con queste riforme si sta lasciando non nuovi debiti, ma nuovi diritti, o meglio, si darà la possibilità di esercitarli questi nuovi diritti. Ripeto, quindi di non vedere questo come una forma, come dire, già attuata o non attuata, perché si stanno ridisegnando diritti di partecipazione e questi sono diritti che restano alla città e che quindi quando i cittadini, in questo caso anche quando gli amministratori, vorranno utilizzarli, avranno la possibilità di utilizzarli in questo caso anche in modo molto semplice. Quindi il nostro voto su questa delibera sarà favorevole. Grazie.